Si è ripreso a giocare, dunque linea subito a Fabriano da Gianni De Clema. Agli ascoltatori dal Palazzo dello Sport di Fabriano, dunque anticipo di campionato fra l'Alno di Fabriano e la Benetton di Treviso. Il punteggio in questo momento: Benetton Treviso 48, Alno Fabriano 46. Due soli punti di vantaggio per la squadra ospite, che ha chiuso il primo tempo con 6 punti di margine, 48 a 42. Dobbiamo dire però, intanto vedete un canestro realizzato da Massimo Minto, che è stato sicuramente l'uomo migliore in campo per la Benetton nel corso del primo tempo. È stato il suo ingresso sul terreno di gioco a dare la svolta alla partita. Nel corso dei primi minuti, infatti, l'Alno aveva dato l'impressione di poter sorprendere la Benetton con una partenza molto precisa. Dopo 5 minuti e mezzo aveva 12 punti di vantaggio con un grande Marco Solfrini, che oggi festeggia le sue 400 partite in Serie A. È stato anche premiato dall'assessore allo sport del comune di Fabriano Bellucci e ha ricevuto una targa dal Corriere Adriatico qui nell'intervallo. E dopo 12 punti di vantaggio l'Alno però ha forzato un po' le conclusioni, soprattutto nel tiro da 3 punti con Marceu e Servadio, soltanto 2 su 9 la percentuale dalla lunga distanza. La Benetton, chiudendo la difesa e sulla spinta di Minto e di Vianini, ha via via rosicchiato lo svantaggio, passando poi a condurre nel finale. Ora il punteggio è 50 a 48 per la Benetton Treviso sull'Alno di Fabriano. Si gioca da 1 minuto e mezzo nella ripresa. Kyle Messi imposta l'azione d'attacco della Benetton, la squadra di Riccardo Sales. Dangay va a realizzare. La squadra di Sales, dicevamo, è al secondo posto in classifica con 30 punti, a 2 lunghezze dalla Scavolini Pesaro. Una vittoria dunque in questo anticipo le consentirebbe di assaporare, almeno fino a domani sera, la vetta della classifica assieme alla Scavolini. Domani la Scavolini gioca a Torino, impegno non facile per i campioni d'Italia. Prova il tiro un po' forzato, ma realizza Romano per l'Alno. Romano autore fino a questo momento di 9 punti. Incontro dunque sempre molto molto equilibrato. La Benetton sicuramente ha sfruttato. Intanto vedete Massimo Minto va a realizzare ancora da 3 punti. Minto, 19 punti per lui con 3 bombe. Questo ragazzo, quando c'è la TV, si esalta. Lo ricordiamo autore di una serie micidiale dalla lunga distanza anche nel confronto a Bologna contro l'Arimo. Minto, un giocatore di 2 metri e 6. C'è però. Intanto il regista Saraceno vi ripropone quarto fallo di Boni per l'Alno. Dicevamo di Minto, un ragazzo di 2 metri e 6, 24 anni, che ha avuto grossi problemi con un infortunio. Ora sta tornando, ci sembra, anche all'attenzione del settore delle squadre nazionali. Ha un gran bel tiro e una bella statura. 16:47 alla conclusione, rimessa d'attacco per la Benetton che ha 5 punti di vantaggio, 55-50. Jacopini un po' in ombra nel primo tempo, scarica per Minto che va ancora a realizzare da 3 punti. 22 punti per lui, miglior marcatore dell'incontro. Dall'altra parte sono 14 di Marco Solfrini, che ha iniziato alla grande, ora forse un po' calato. Ancora gioco a 2 tra Solfrini e Israel, che però sbaglia la conclusione. Generali. Jacopini cerca l'entrata e va a segno Jacopini, autore di 9 punti. 60 per la Benetton Treviso, 50 per l'Alno di Fabriano, un break improvviso a favore della formazione ospite, massimo margine di vantaggio della partita, 16-16 al termine, time out. Sentiamo da Bernardi se ha visto anche il primo tempo, un giudizio su questo confronto. Grazie al traffico romano in ritardissimo.
Ho visto soltanto questo inizio di ripresa e mi sembra che la Benetton sia quasi una squadra perfetta in questo momento in attacco, mentre la difesa del Fabriano si è lasciata un po' andare, non ha difeso forte su Minto che ha fatto due tiri da tre tirando con i piedi a terra, e questa è un'arma incredibile per un giocatore così agile invece. E poi su questa penetrazione adesso di Jacopini io direi che la difesa è rimasta lì a guardare. Comunque dal tuo commento si capisce che chiaramente una squadra dall'inizio del campionato ultima in classifica e una squadra che dall'inizio del campionato è nei primissimi posti, si giocano quasi alla pari una partita. Questo è il bello del basket in Italia in questo momento. E Gianni, mi pare sia il caso di ricordare che proprio la squadra di Marseille, ora inquadrato, due settimane fa ha compiuto l'impresa di andare a battere in casa sua l'Enichem di Livorno, una delle grandi protagoniste insieme alla Benetton Treviso di questo campionato di A1. Linea ancora a Fabriano. Infatti ricordiamo che l'hanno abbattuto anche la Snaidero Caserta, che è nelle prime posizioni della classifica, a conferma che la formazione di Fabriano, pur essendo all'ultimo posto e probabilmente condannata alla retrocessione, è formazione che ha combattuto con dignità in A1, ha avuto anche un po' di sfortuna, ad esempio domenica qui in casa ha perso di un punto una partita che poteva rilanciarla in corsa per la salvezza, e ha perso ben 9 partite nel corso del campionato per differenze minime di 1-2 punti. È chiaro che l'hanno pagato lo scotto della promozione in termini di inesperienza di alcuni giocatori, probabilmente sta entrando al massimo della condizione e nella mentalità della 1 proprio adesso, quando forse è troppo tardi. Minto sbaglia il primo tiro libero a disposizione quando mancano 15 minuti e 16 secondi al termine. La Benetton ha sempre 10 punti di vantaggio, 62-52. A segno Minto, autore di 23 punti, è entrato dopo 6 minuti di gioco. Minto al posto di Marušić. 63-54, 5 minuti giocati. Messi imposta l'azione d'attacco ancora per Dangay, sul quale commette fallo Israel, il brasiliano Israel e l'americano Dangay, due fra i migliori lunghi del campionato, giocatori che sono ai vertici delle classifiche come rimbalzisti, si sono un po' annullati a vicenda nel corso di questa partita. Diamo ancora Gay per Pietro Generali, che è stato il più importante acquisto dell'estate Benetton. Messi sbaglia un tentativo dalla lunga distanza. Benetton, abbiamo detto, è seconda in classifica, è riuscita a vincere 3 partite giocando senza Messi, che era stato squalificato. Poi ha avuto un momento di flessione che le è costato sicuramente il primo posto. Canestro valido di Solfrini, tiro libero supplementare per il fallo di Dangay. Marco Solfrini, autore fino a questo momento di 16 punti con 6 su 7 al tiro. Solfrini è arrivato a Fabriano quest'anno per rinforzare la squadra, per dare un pizzico di esperienza in più. È un giocatore che è stato spesso in nazionale, ma ha avuto un inizio di campionato un po' difficile, ora sta crescendo notevolmente. Jacopini, 65-57, 14 minuti al termine, e l'Alno in attacco con un errore al tiro di Marseo, decisamente in giornata, no, 4 su 10 la sua percentuale, ed è lui uomo da 20-21 punti a partita, gran tiratore di solito. Marseu e Israel, ricordiamo la coppia brasiliana dell'anno, due giocatori della nazionale, protagonisti anche delle Olimpiadi di Seul. Rimessa laterale per la Benetton di Treviso, la squadra di Riccardo Sales, che indubbiamente in questo campionato è la grande rivelazione, anche
dobbiamo dire, la squadra che gioca un bel basket con una difesa molto molto attenta, con grandi soluzioni, anche varietà di soluzioni in attacco. Alno con Romano per Solfrini, sul quale in questo momento c'è Generali. Vedete che ci sono scambi di difensori. È un canestro da tre punti di Servadio dopo 5 tentativi oltre la linea dei 6,25 metri. Stefano Servadio ha trovato il tiro buono, 65-60, dimezzato il vantaggio Benetton quando si gioca da 7 minuti nella ripresa. Minto accenna un tiro, poi va in entrata e deposita a canestro Minto, 25 punti. Giornata incredibile per Massimo Minto. E vogliamo sottolineare nel corso del primo tempo anche la prova di un giovane, Alberto Vianini, ragazzo di 21 anni, 2,07 m, che ha giocato 8 minuti di qualità e che ci sembra si stia rivelando nel corso di questo campionato come il giovane lungo più promettente. Era stato protagonista Vianini anche della vittoria della Benetton nel campionato juniores di 2 anni fa e sta mantenendo tutte le promesse. Con lui la Benetton probabilmente ha acquistato un giocatore molto importante per il futuro. Diamo ancora l'attacco, Minto per Messi, Jacopini contrastato da Marseu, va in entrata e subisce la stoppata di Marco Solfrini. Sbaglia Marseu, poi c'è un intervento di Gay e va nuovamente la Benetton a cercare la conclusione con Jacopini da 3 punti. Rimbalzo d'attacco di Generali e fallo fischiato a Servadio. Vedete i gesti di Servadio che non condivide molto la decisione arbitrale, 4° fallo di Servadio. Gli arbitri sono Giordano e Pallonetto. Buon pallone sotto canestro per Minto, sul quale c'è fallo di Solfrini. Per l'Alno la situazione si sta facendo un po' pesante, ci sono 4 falli di Boni e Servadio, 3 falli di Solfrini, mentre nessun giocatore della Benetton ha raggiunto i 3 falli. 67-60. Ancora una bomba di Minto, 5 su 5 al tiro dalla lunga distanza. In questa Benetton tutti si aspettano Jacopini. Beh, Jacopini oggi ha 1 su 6 al tiro da 3, mentre Minto ha 5 su 5. È l'arma segreta di Sales, che non lo ha schierato in quintetto base, ma ora Minto si è meritato il posto sul campo. Vediamo Marseu, anche lui riesce a trovare la via del canestro da 3, 2 su 5 la sua percentuale dalla lunga distanza. 70-63 per la Benetton, 10 minuti e mezzo giocati. Messi, ancora Jacopini, manovra abbastanza elaborata in attacco per la Benetton, mentre l'Alno sembra preferire le soluzioni rapide, qualche volta anche avventurose. Servadio, vedete, subito tiro. Marseu è uno a cui la palla in mano scotta, ora ha trovato la giusta misura. Nel primo tempo aveva sbagliato moltissimo. 17 punti di Marseu, 10 minuti esatti giocati nella ripresa e partita ancora apertissima, sono soltanto 4 i punti di vantaggio per la Benetton, che va a sbagliare con Generali. L'Alno a son di bombe, ora con Servadio si è riportata a -1. Allora Benetton Treviso 70, Alno Fabriano 69, 3 canestri consecutivi dalla lunga distanza
9.40 al termine, forse c'è qualcosa che non funziona nei meccanismi della difesa Benetton. È una domanda che giriamo ancora a Bernardi allo studio. Ecco, prima ricordiamo Gianni che i giocatori in maglia bianca, per quelli che non seguono le sorti della pallacanestro, devono assolutamente vincere questo confronto per continuare a sperare di rimanere in Serie A1. I giocatori in tenuta verde di Treviso invece possono, vincendo, agganciare addirittura la vetta della classifica, il primo posto. Virgilio Bernardi, diceva Gianni, c'è qualcosa che non va in questo momento, ma contro dei tiri di questa portata? Io sono d'accordo con te, nel senso che intanto penso che la difesa della Benetton sia in assoluto la migliore praticata quest'anno sui campi di Serie A italiani, ma chiaramente quando una squadra arriva in attacco e tira rapidissimamente come Fabriano, segnando tre volte consecutive da tre, c'è poco da difendere, insomma. Certo, sentiamo anche Kim Hughes, che non è un tiratore da tre ma è uno che sotto canestro fa valere il suo peso. Come può cambiare a questo punto la partita se Fabriano continua a tenere queste medie di realizzazione? Alno ha giocato bene perché ha fatto contropiedi, ha fatto tiro da tre ma sempre in contropiedi. Se fai questo tipo di attacco, la difesa di Benetton non è pronta. E lì nuovamente a Gianni De Cleva sul canestro di Macy. 9.25 alla conclusione, tre punti di vantaggio per la Benetton. Viene stoppato irregolarmente Israel ed è fallo di Dangey, terzo fallo, e dunque avrà i tiri liberi a disposizione il pivot brasiliano. 9.19 al termine, tre punti di vantaggio Benetton. A Hughes invece vogliamo chiedere da pivot un giudizio su questi due giocatori in campo, Israel e Gay, che stanno dando vita ad un confronto abbastanza vivo, abbastanza interessante. Dan Gay lo conosco bene, penso uno dei migliori pivot in Italia. Per Israel sempre prende tanti rimbalzi, fa una media di 14 punti, ma non sono un tifoso di lui. Invece per Dangey lui fa tutto questo lavoro sporco, ribalzi, difesa, e una stella nella Lega italiana. E ricordiamo per gli amanti delle statistiche che Dangey è quarto nella classifica dei rimbalzisti con 11.6 rimbalzi a partita, e intanto è ancora un tiro da tre, e Israel è ottavo con 10.8 rimbalzi a partita, quindi due grandissimi sotto canestro. Nuovamente linea Gianni De Cleva. 8 minuti e 50 secondi alla conclusione, 74-70 il punteggio per la Benetton Treviso, mentre c'è qualche piccola intemperanza dei tifosi di Treviso che sono giunti anche qui a Fabriano abbastanza numerosi. 4 punti di vantaggio dunque per la formazione che difende, 8 minuti e mezzo alla conclusione. Marceu va al tiro e realizza ancora. Marceu, secondo tempo notevole, a completare i dati statistici fornitivi da Franco Lauro. Ricordiamo anche che Israel è il primo nella classifica dei rimbalzi d'attacco nella Serie A1. Gay per Minto, ancora Messi, seleziona molto bene il tiro la Benetton, che va a realizzare da tre punti con Jacopini e si riporta a 5 lunghezze di vantaggio. Si è infiammato il Palazzo dello Sport di Fabriano, dove il pubblico è abbastanza numeroso, malgrado una giornata di sole splendido e la situazione di classifica della squadra che non è che richiami moltissimo. Chiaramente Solfrini, bello il gancio di Marcone Solfrini, un ragazzo dai mezzi fisici infiniti. 77-74, 7 minuti e 20 secondi alla conclusione di questo confronto che dimostra ancora una volta, seppur ce ne fosse bisogno, che l'equilibrio è la caratteristica fondamentale della Serie A di pallacanestro. C'è fallo di Romano. L'Alno chiaramente gioca soprattutto per l'orgoglio, per dimostrare di essere comunque squadra da Serie A, anche se la retrocessione è molto probabile, ormai quasi certa, con 10 punti in classifica e con 6 punti di distacco su Riunite e IPFIM Torino. Vediamo Messi, un tiro libero a disposizione. Realizzato ancora un tiro per Messi, 78
Benetton 74, Alno Fabriano, 7 minuti e 11 secondi ancora da giocare. Kyle Messi, lo scorso anno era a Bologna, che al suo posto ha scelto Richardson. Israel. Ricordiamo intanto che questa sera si gioca un'altra partita del campionato di A1 alle 20:30 a Varese, di Varese, Snaidero, Caserta. La partita che è stata anticipata per dare un giorno in più di respiro alla Snaidero Caserta, che martedì ad Atene affronterà il Real Madrid nella finale della Coppa delle Coppe. Mancano 6 minuti e 55 secondi alla conclusione della partita, ci sono 5 punti di vantaggio per la Benetton Treviso e i tiri liberi per Marseu, autore di 19 punti, miglior marcatore dell'incontro per l'Alno, 20 ora per lui, 19 per Marco Solfrini, mentre nella Benetton sono 30 punti di Minto e 14 di Jacopini. Ancora un tiro per Marseu, 79 a 76, 3 punti soltanto. Alla vigilia forse ci si poteva attendere una partita rassegnata da parte dell'Alno, invece non è così. Il presidente della società Ceresani ci diceva prima dell'incontro che si sta già pensando qui a Fabriano al prossimo campionato, perché l'obiettivo è quello di, qualora ci dovesse essere la retrocessione, di puntare subito al ritorno nella massima serie con una squadra possibilmente anche rinforzata. Intanto la Benetton ha solo 2 punti, Messi ci prova dalla lunga distanza e sbaglia, recupera palla Minto, 79 a 77. 6 minuti e mezzo ancora alla conclusione. Grande prova di carattere dell'Alno. E ancora un canestro dalla lunga distanza. Mancano 6 minuti e 17 secondi. Attacco Alno con Romano per Solfrini, sul quale c'è Marusic, entrato in campo al posto di Jacopini, no, Marusic. Dunque il campo per la Benetton in questo momento: non c'è Gay, sostituito da Vianini, e non c'è Generali, che è stato sostituito da Marusic. Quintetto abbastanza inedito quello schierato da Riccardo Sales. Jacopini trova due uomini su di lui, voleva il fallo Jacopini e c'è la possibilità Alno di andare al tiro rapido, ancora sbagliato, e recupera, rimbalzo d'attacco e sigla il pareggio il brasiliano Israel, che avrà anche un tiro libero supplementare. Dunque parità a Fabriano fra Alno e Benetton, 82-82, e possibilità del sorpasso. Il regista saraceno vi ha offerto ancora il fallo su Israel in replay, 5 minuti e mezzo alla conclusione. Sbaglia il tiro libero del possibile sorpasso Israel Andrade, 28 anni, 2 metri e 8, una roccia sotto i canestri. Benetton con Minto, contrastato da Solfrini, Minto va a realizzare, c'è anche fallo di Romano, 32 punti di Minto, che ha 12 su 16 al tiro, 84-82, 5 minuti e 15 secondi alla conclusione per la Benetton. Sarà molto difficile e faticoso conquistarsi questo eventuale primo posto in coabitazione con la Scavolini per 24 ore. Intanto c'è il fallo di Jacopini.
Rimessa laterale per l'Alno con Marceu, per Israel che subisce il fallo da Marusic. Resta a terra Israel, ci sembra una botta al naso. Cinque minuti e sette secondi al termine, vediamo questa entrata di Israel. Sì, e avete visto la mano, la manata di Marusic che era andato a caccia della palla, invece ha trovato proprio la faccia del brasiliano che ora viene soccorso da medico e massaggiatore. 5 minuti e 7 secondi al termine, 85 a 82 per la Benetton sull'Alno di Fabriano, un Alno sorprendente in questo suo recupero. E sentiamo ancora un commento dallo studio da Bernardi su questa partita, che forse poteva essere più facile per la Benetton. Virginio Bernardi. Oddio, forse questa è l'ultima spiaggia per il Fabriano e sicuramente gioca le piccole ancora residue speranze di permanenza in A1 e lo sta facendo con grande orgoglio. Mi pare anche che la difesa zona degli ultimi minuti del Fabriano abbia messo un po' in difficoltà Benetton, anche se le medie di realizzazione, soprattutto al tiro da tre, sono elevatissime. Fabriano sta facendo quest'ultimo sforzo e Israele in questi ultimi momenti sta avendo un buon dominio ai rimbalzi offensivi, una partita tutta ancora aperta da giocare. Ecco, quale può essere la chiave mentre assistiamo a quest'altro personale di Israele per risolvere questa partita? Bernardo. Secondo me la tranquillità che avranno i due playmaker alla fine. Cioè chi sarà più bravo fra Caio Almesi e Romano a far giocare meglio la propria squadra. A te la linea, Gianni. Sì, intanto avete visto, c'è stato un altro fallo Benetton e dunque ci sono ancora tiri liberi per l'Alno, che è andata a realizzare con Marceu sul rimbalzo d'attacco e si è portata a due punti. 85 a 83 il punteggio per la Benetton, 5 minuti e 4 secondi alla conclusione. Rileviamo che l'Alno sta giocando da alcuni minuti con Boni in panchina, con un quintetto dunque abbastanza piccolo per dare spazio contemporaneamente sul campo ai suoi due tiratori che sono Servadio e Marceu. 85 pari, dunque non era stato dato buono il canestro a Marceu in precedenza, due tiri liberi realizzati. 4:57 al termine, ancora parità dunque. Attacco Benetton, Messi, Minto. Conclusione di Jacopini, uno dei migliori realizzatori italiani del campionato dopo Antonello Riva. Jacopini ha una media di 21 punti a partita, oggi ne ha realizzati 17, ma con una percentuale abbastanza modesta. 3 su 9 soprattutto nelle bombe. Parità, Alno in attacco, 4:20 al termine. Bello questo pallone di Israel per Solfrini e fallo di Messi, due tiri liberi per Marco Solfrini ed è il quarto fallo di Kyle Messi nella Benetton, che ora comincia ad avere anche i suoi problemi con tre falli di Gay, Vianini e Minto. Venti punti di Solfrini, è una gran partita la sua, 400ª in Serie A, 21 punti, 6 su 7 al tiro da 2, una bomba realizzata, 6 su 7 ai tiri liberi, 6 rimbalzi. Vantaggio Alno dunque, 87 a 85, 4 minuti al termine. Sorprendente evoluzione dell'incontro. Minto da 3 punti, implacabile. Una lunghezza di vantaggio Benetton. 36 punti di Massimo Minto con 6 su 6 nelle bombe. Andiamo Solfrini, doppio errore anche sul rimbalzo d'attacco per Israel,
Benetton che può incrementare il suo minimo margine a 3 minuti e mezzo dal termine. Marušić è ferma la difesa Alno, in questa occasione Marušić non sfrutta l'opportunità, era completamente libero, forzatissima la conclusione di Marseu da 3 punti con l'uomo addosso. C'era occasione di ragionare un po' di più la palla con un solo punto di distacco e 3 minuti al termine. Gay, fallo su Dan Gay, non è buono il canestro e c'è fallo del numero 18, Lucio Romano, play dell'Alno su Gay che aveva trovato un buon corridoio per andare a schiacciare. C'è ancora time out, dunque 88 Benetton, 87 Alno, 2.58 al termine, partita apertissima. Sentiamo ancora lo studio. Grazie Gianni, vediamo la classifica della Serie A1 proprio per inquadrare questo incontro così equilibrato e così importante di questa nona giornata. Un anticipo fondamentale per l'Alno e per la Benetton. Vedete, la Benetton è a 30 punti dietro la Scavolini che ne ha 32, poi Snaidero, Enichem 28, Knorr di Varese, Arimo, Philips 26, Paini 26, Vismara 25, Alibert 22, poi a seguire Fonola, Riunite, Ipifim, Itachi ed Alno a 10 punti può vincendo eventualmente agganciare l'Itachi Venezia. Una partita ancora da decidere, pochissimo alla fine. Bernardi diceva prima la chiave può essere nei playmaker. Possiamo intanto tornare con le immagini sul campo mentre è inquadrato alle nostre spalle nel display Riccardo Sales. Allora Bernardi, che cosa può succedere? Ah, diventa difficilissimo da fuori sentire una partita. Intanto già ho i miei problemi per sistemare le mie. Mi pare che sicuramente ci sia una grande grinta da parte del Fabriano che sente l'ultima grande occasione e la serenità di questa Benetton che sa di aver fatto già benissimo, soprattutto può giocare meglio in attacco secondo me perché ha una maggiore capacità nella gestione della palla, ma tutte queste mie parole non contano se Fabriano fa un punto di più in 2 minuti, insomma. E allora seguiamo questa azione d'attacco dell'Alno, linea ancora Gianni De Cleva. Un punto da recuperare dunque per l'Alno, 88-87, 2 minuti e mezzo alla conclusione. Solfrini per Marseu, fallo, non è buono il canestro e fallo attribuito a Jacopini, è il terzo fallo. Decisione dell'arbitro Giordano che aveva in effetti fischiato in precedenza. Contestazioni del pubblico, tiri liberi per Marseu, 7 su 7 dalla lunetta, 88 Benetton, 87 Alno, 2.32 al termine. Parità. Intanto è rientrato per l'Alno Sandro Boni a dare manforte sotto i tabelloni a Israel. Vantaggio Alno 89-88, Sandro Boni lo ricordiamo è stato in nazionale alle qualificazioni olimpiche in Olanda, è stato uno dei giocatori rivelazione della 2 dell'altro anno assieme a Servadio, quest'anno in A1 ha comunque mantenuto il suo buon livello di gioco, di lavoro prezioso sotto i tabelloni. C'è un fallo Alno, dunque tiri liberi per Jacopini. La Benetton ha un punto da recuperare, mancano 2 minuti e 19 secondi, conta soprattutto la freddezza in queste circostanze. Jacopini va a rubare un bel pallone ma sbaglia ancora. Non è una gran giornata per lui e l'Alno in attacco con un punto di vantaggio. Romano per Israel, gioca ora con meno precipitazione. Entrata di Romano, bloccato, rimbalzo d'attacco di Israel. Dicevamo Israel è il primo nella classifica dei rimbalzi d'attacco del campionato e anche questa sera si è confermato
andando a rubare diversi palloni alla difesa Benetton, anche tiro supplementare per lui. 91-88 il punteggio per l'Alno sulla Benetton, 1 minuto e 50 secondi al termine, partita che si deciderà allo sprint e forse anche con i problemi di falli delle due formazioni. 92-88, c'è un parziale di 5-0 dunque per l'Alno, manca 1 minuto e 38 secondi, tiro sbagliato per la Benetton, momenti preziosi per la formazione di Fabriano, mentre Sales comincia a preoccuparsi in panchina, c'è il rischio di una battuta d'arresto che comprometterebbe la classifica che è molto corta, dietro la Benetton ci sono due squadre a quota 28, sbaglia anche l'Alno, un minuto al termine, Minto ancora lui, 38 punti per Massimo Minto, grande protagonista della partita. 92-90 per la formazione di Fabriano in attacco, 52 secondi di gioco, si decide tutto allo sprint dopo che l'Alno ha avuto 12 punti di margine nel primo tempo e la Benetton anche 10 nella ripresa. Marceu prende il ferro, rimbalzo d'attacco di Israel che non controlla, ma ancora palla per l'Alno, 32 secondi. Ora l'Alno può tenere palla 30 secondi, cioè quasi fino allo scadere del tempo, dovrebbero restare 6 secondi per l'azione Benetton e ovviamente se l'Alno dovesse andare a canestro potrebbe chiudere la partita. Solprini conclude positivamente, la palla balla un po' sul ferro ed entra. 94-90, 5 secondi, Minto va a schiacciare ma non basta. Ed è finita così con la vittoria incredibile dell'Alno di Fabriano sulla Benetton Treviso sul punteggio di 94-92. Alla Benetton non sono bastati 40 punti di Minto e per l'Alno una vittoria incredibile a conferma del fatto che questa squadra stava crescendo. Due domeniche fa aveva vinto a Livorno con l'Eni.